Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, ancora continua per noi la memoria del santo giorno di Pasqua, manifestazione piena della misericordia di Dio nei confronti degli uomini. Apriamo il nostro cuore ad accogliere questo annunzio, che poi è realtà, nella quale ognuno di noi poi è chiamato a vivere, con l'aiuto di Maria, che fra poco incorreremo come nostra regina e madre. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che da ogni parte della terra hai riunito i popoli nella confessione del tuo nome,
Concedi che tutti i tuoi figli, nati a nuova vita nelle acque del battesimo e animati dall'unica fede, esprimano nelle opere l'unico amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, mentre lo storpio guarito tratteneva Pietro e Giovanni, tutto il popolo, fuori di sé per lo stupore, accorse verso di loro al portico detto di Salomone. Vedendo ciò, Pietro disse al popolo: «Uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? E perché continuate a fissarci come se per nostro potere o per la nostra religiosità avessimo fatto camminare quest'uomo? Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo. Voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha resuscitato dai morti, noi ne siamo testimoni. E per la fede riposta in Lui, il nome di Gesù ha dato vigore a quest'uomo che voi vedete e conoscete. La fede che viene da Lui ha dato a quest'uomo la perfetta guarigione alla presenza di tutti voi. Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi. Ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunziato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque, cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati e così possano giungere i tempi della consolazione da parte del Signore. Ed Egli mandi colui che vi aveva destinato come Cristo, cioè Gesù. Bisogna che il cielo lo accolga fino ai tempi della ricostituzione di tutte le cose, delle quali Dio ha parlato per bocca dei suoi santi profeti fin dall'antichità. Mosè infatti disse: «Il Signore vostro Dio farà sorgere per voi, dai vostri fratelli, un profeta come me. Voi lo ascolterete in tutto quello che egli vi dirà. E avverrà. Chiunque non ascolterà quel profeta sarà estirpato di mezzo al popolo». E tutti i profeti, a cominciare da Samuele e da quanti parlarono in seguito, annunciarono anch'essi questi giorni. Voi siete i figli dei profeti e dell'alleanza che Dio stabilì con i vostri padri quando disse ad Abramo: «Nella tua discendenza saranno benedette tutte le nazioni della terra». Dio, dopo aver resuscitato il suo servo, l'ha mandato prima di tutto a voi per portarvi la benedizione, perché ciascuno di voi si allontani dalle sue iniquità. Parola di Dio. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. Thank you.
tutte le greggi e gli armenti e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo i due discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma, ma egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». Parola del Signore. Qui in mezzo a noi, ma che per impegni è costretto a rimanere a Roma. Ma noi sappiamo che in fondo ogni volta che ci riuniamo come comunità cristiana il Vescovo è con noi, il Vescovo è con noi. Su questa cosa credo che noi siamo chiamati a riflettere in questo giorno. Noi siamo la comunità cristiana, noi siamo cioè la comunità di Gesù. Quando
tantissimi anni fa un imperatore romano chiese notizia di questa nuova religione e di questo nuovo popolo che si stava diffondendo nel suo impero, gli fu risposto che questo popolo sapeva che Gesù era morto, crocifisso, ma che tutti sostenevano che poi dopo la morte fosse vivo. Ecco, noi siamo la comunità che afferma, crede e sa che Gesù morto è risorto ed è sempre con noi, è accanto a noi. E la Madonna credo dovrebbe aiutarci a far sì che questa realtà, perché di realtà si tratta, non di fantasia, no? Penetri sempre di più dentro il nostro cuore. Perché vedete, se noi riconosciamo di essere la comunità del Signore crocifisso, ma del Signore risorto, allora noi facciamo veramente poi un passo avanti. Perché che significa che è il Signore risorto? Significa che Lui è sempre con noi, non è un ricordo, non è un insegnamento, non è una morale, non è un'abitudine, ma è una presenza viva, è una presenza viva, che se accolta dentro il nostro cuore lo trasforma lentamente, ma lo trasforma. E lo rende capace poi sì di osservare le parole che Lui ci ha lasciato. Non basta sapere conoscere le parole, non basta conoscere un insegnamento, no? Bisogna poi metterlo in pratica. Ma per metterlo in pratica noi abbiamo bisogno che il Signore sia con noi, che il Signore ci aiuti con la potenza della Sua grazia. Noi siamo per questo allora la comunità del risorto. E il Signore già ci ha chiamato, ci ha reso presente ormai per sempre dentro la nostra vita attraverso il sacramento del battesimo. Perché se noi, come si dice, ripensiamo al nostro battesimo, sì, vediamo l'ingresso forse in chiesa e poi ricordiamo il sacerdote che pronuncia quelle parole: io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ma non è il sacerdote che battezza, è Gesù, è il risorto che battezza. E battezzare in fondo è una parola che ormai noi non, come dice, non la comprendiamo più fino in fondo, no? Perché battezzare poi immediatamente andiamo al rito, no? Battezzare è una parola che deriva dal greco che vuol dire immergere. Allora è Gesù che ci prende e ci immerge in che cosa? Nel nome, dice lì, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ma è il mistero della Trinità. Attraverso il battesimo, no? È Gesù che ci prende, ci accoglie e in questa accoglienza ci immerge nel mistero del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cioè ci fa essere figli dello stesso suo Padre e ci fa essere amati e quindi sostenuti e quindi continuamente rafforzati da quell'amore che c'è da sempre tra il Padre e il Figlio. E noi questo amore lo chiamiamo lo Spirito Santo, no? È l'amore poi allora che ci fa comprendere fino in fondo le parole del Signore. Se noi prescindiamo dall'amore e quindi dallo Spirito Santo, come facciamo a dire che se incontriamo un nemico dobbiamo amarlo? Come possiamo essere capaci di perdonare chi ci ha fatto un'offesa? Come possiamo fare 2 miglia se qualcuno ce ne chiede solo uno? Come possiamo dividere, ecco, quello che c'è sul nostro tavolo con chi non ha nulla, no? Se non siamo animati dentro al cuore da questo amore che il Signore risorto ci consegna, no? E se poi andiamo avanti nella vita e andiamo avanti crescendo in questa compagnia e ci guardiamo tra di noi come membri dello stesso abbraccio e dello stesso mistero di amore, allora riconosciamo anche l'importanza dello stare insieme, perché lo stare insieme, quando esce fuori dalla strettoia delle abitudini, delle tradizioni, come si dice, che comprimono in fondo, no? Lo slancio, no? Quando usciamo e riusciamo poi a guardarci negli occhi, a riconoscersi e a riconoscerci membri dello stesso abbraccio e quindi membri dello stesso popolo di Dio, ci sosterremo a vicenda, ci sosterremo a vicenda.
ci sosterremo a vicenda, perché quest'amore, sapete cosa fa? Ci dà anche una capacità di giudizio, una capacità di giudizio, cioè ci darà la capacità di scorgere dov'è il bene e quindi di spingerci poi a farlo, smuovendo la nostra libertà. Questo è ciò che il Signore ci regala con la sua risurrezione. E se qualcuno di noi cade, vi ricordate tutti gli incontri di Gesù con i peccatori, no? Con l'adultero? Vi ricordate la parabola del fiol prodigo, la pecora smarrita, la dramma perduta? È lui che va alla ricerca, no? Ma continua ancora, lui risorto, ad andare alla ricerca di ciascuno di noi quando sbarriamo la via. Noi andiamo a confessarci e ci sembra che la cosa più importante da dire è l'elenco dei nostri peccati, che sono, è già importante, no? Ma c'è qualcosa che precede tutto questo, no? E c'è il riconoscimento di una debolezza che è insita nella nostra umanità, ma anche il riconoscimento di una misericordia che ci viene ogni volta rinnovata dal dono della presenza del risorto. E allora il primo passo è dire: Signore, io sono debole, io non ce la faccio, ti chiedo soltanto che tu irrobustisca la mia volontà. Ed è il sacramento della confessione. E quando il prete dice io ti assolvo, non è che è il prete, è Gesù che ci scioglie dai lacci del peccato, che poi in fondo è la mancanza di amore soprattutto, no? Ci scioglie dalla mancanza di amore. E così sono tutti i segni che lui ha messo nella nostra vita, perché la nostra fede nella sua presenza continua si rafforza sempre di più. E pensate al sacramento dell'Eucaristia, no? Che noi talvolta lo celebriamo come se fosse una specie di abitudine, quando lo sovraccarichiamo di segni e di cose, di manifestazioni, e perdiamo di vista poi l'essenziale, no? Non è lui che ci convoca, ci parla, e non è lui che piano piano ci fa ardere nel cuore, ecco, i discepoli di Emmaus, ardere nel nostro cuore il desiderio poi di far sì che quei segni che vediamo si trasformino veramente segni della sua presenza, della presenza del risorto. E si consegna a noi con il suo corpo e il suo sangue, cioè non come ricordo, non come fantasia, si consegna con tutta la sua persona, con tutta la sua persona. E addirittura poi ci assimila a sé, non siamo noi che ci facciamo la comunione, è lui che attraverso quel segno ci fa essere come lui. Ecco perché noi non potremmo vivere senza l'Eucaristia. Ecco perché i primi cristiani erano disposti addirittura al martirio, no? Per non tradire la fedeltà alla domenica del Signore, no? Senza la domenica noi non possiamo vivere, senza l'incontro con il Signore noi non possiamo vivere, e così via. Tutti gli altri sacramenti sono la presenza del risorto in mezzo a noi, che ci accompagna secondo le nostre necessità. Il pane quotidiano, l'Eucaristia, l'amore che deve essere consacrato, il matrimonio, il conforto e la forza per chi in fondo ha compiuto la sua missione su questa terra e si prepara alla visione del Signore, no? Con l'unzione. L'ordine sacro, cioè la scelta attraverso la scelta sempre fatta di lui, da qualcuno che lo possa rappresentare intorno alla comunità. Questa è la Chiesa, no? Così si costruisce la nostra comunità. Non si costruisce se andiamo dietro a personalismi, se andiamo dietro a confini, se andiamo dietro a simpatie o antipatie. Non si costruisce nulla se non partiamo dal presupposto di essere la comunità del risorto. E il risorto è qui, il risorto è a Santa Domenica, il risorto è a Parghelia, il risorto è a Gascone, il risorto è in Ucraina, il risorto è ovunque. Noi siamo di ovunque, siamo di ovunque. Se abbiamo muri tra di noi, noi tradiamo il risorto, noi cadiamo nella morte. Di questo dobbiamo essere sempre più convinti. Ma siccome noi abbiamo bisogno di stare di fronte a questo mistero con forza, e con libertà piena e con consapevolezza, abbiamo bisogno che qualcuno ci aiuti. Questo qualcuno è Maria. Noi la incoroniamo
questa sera, ma non perché la riconosciamo come la regina che sta per conto suo sul suo trono, no? Ma Maria è regina, ma perché si è fatta serva di ciascuno di noi. E che cosa ci dà la Madonna se non per le pochissime parole che ha pronunziato e che gli evangelisti ci riportano, no? E ce n'è una che io vorrei consegnarvi questa sera. Eccomi. Io ci riflettevo in questi giorni, riprendendo pure quell'eccomi di Don Mottola e rileggendo il libro di un filosofo del 1900, adesso non ricordo bene la data, credo che sia di origine ebraica, che dice addirittura che la possibilità di costituirsi come persone e quindi di sperimentare l'io nasce soltanto quando noi abbiamo la possibilità di dire a qualcuno eccomi. Questo ci dice la Madonna. Se voi vi mettete di fronte al mistero del risorto, se volete sperimentare fino in fondo la sua presenza, voi dovete dire eccomi. E in questo eccomi è come se ognuno di noi rinascesse. E allora ognuno di noi diventa come quello che dice San Paolo: non sono più io che vivo in me, ma è Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E uno cammina poi così, uno cammina. E le opere di bene sgorgeranno. Prima di venire qui in chiesa per la celebrazione, Don Sergio mi citava un salmo, l'albero. Il passo del profeta Isaia. Sono come cipresso verdeggianti, grazie a me tu porti frutto. Ecco, questa unione che nasce tra noi e il risorto e tra di noi porta i frutti. E i frutti sono ancora una volta i frutti della carità e i frutti dell'amore. Se noi ci togliamo da questa unità con Lui, da questa inserzione con Lui, noi possiamo fare anche del bene. Possiamo anche fare del bene. Ma non è la carità che ci chiede il Signore. E ce ne accorgiamo, perché poi diventiamo, per esempio, gelosi. Allora, io faccio meglio di te, io sono capace di fare più di te. E anche il bene che facciamo, spesso lo facciamo come lo facevano i farisei, che erano persone, tra virgolette, integerrime, no? Erano integerrime. Però, diceva Gesù, si allungano i filatteri, si allungano le vesti e le frange, e poi amano di essere salutate nelle piazze, i primi posti nelle sinagoghe, eppure erano buoni. Noi abbiamo un'idea dei farisei come ipocriti, eccetera. No, erano persone che osservavano la legge, e addirittura più della legge, tutti quegli altri comandamenti che si erano, ma non c'era nel cuore questo incontro che fa febbrare. E allora, ecco, poi piano piano tutto diventava sterile. Ecco, che la Madonna sia la nostra regina, perché lei ci dà la possibilità di dire di fronte al risorto eccomi. Don Mottola aggiungeva: eccomi tutto. E ci dice di non aver paura, non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Cioè, non temere di dire quest'eccomi al risorto, perché sarai nella grazia di Dio che ti farà percorrere strade che tu nemmeno immagini, ti farà essere capace di fare delle cose che tu nemmeno lontanamente pensavi di poterle fare. Questo è ciò che accade a chi, come si dice, attraverso Maria e con Maria apre il suo cuore al risorto. Ringrazio padre Filippo, che ha avuto la pazienza di starmi dietro in questi giorni e di accompagnarmi verso questa giornata, no? È stata una possibilità anche bellissima, di cui ringrazio la Madonna, di sperimentare la fraternità sacerdotale, che al di là di tutto poi, no? Cioè, uno si accorge che è una cosa bella. E ringrazio il sindaco e il vice sindaco per la loro presenza, è segno di attenzione
loro rappresentano anche chi in fondo ha deciso di fare una scelta diversa, chi non crede più, rappresentano tutta la comunità cosiddetta civile, no? Ecco, è una sensibilità particolare di cui io sono grato, perché lo dicevamo in sagrestia, mi pare, con il vescovo, no? Se Tropea, una comunità cristiana, si rimbocca le maniche e ricomincia a camminare, in fondo va a beneficio di tutti, va a beneficio di tutta quanta la comunità cittadina, no? La comunità cittadina, ognuno nel rispetto dei suoi ruoli, però come dice, va a beneficio di tutta la comunità cittadina, perché va a beneficio della crescita dell'umanità. Benedetto sei tu, Signore, Dio del cielo e della terra, che nella tua giustizia e misericordia disperdi i superbi ed esalti gli umili. Di questo tuo meraviglioso disegno ci hai offerto il modello perfetto nel Verbo fatto uomo e nella sua Vergine Madre. Il Cristo tuo Figlio, che si è umiliato volontariamente fino alla morte di croce, risplende nell'eterna gloria e siede alla tua destra, Re dei Re e Signore dei Signori. E colei che si è chiamata la tua serva, la Vergine, da te eletta come genitrice del Redentore e vera madre dei viventi, innalzata sopra i cori degli angeli, regna gloriosa accanto al suo Figlio e prega per tutti gli uomini, avvocata di grazia e regina di misericordia. Guarda con bontà, Signore, il tuo popolo, che nel porre il diadema regale all'immagine della Madre di Cristo, riconosce il Signore Gesù, Re dell'universo, e acclama Regina la Vergine Maria. Concedi, o Padre, che seguendo il loro esempio anche noi ci consacriamo al tuo servizio e ci rendiamo disponibili null'altro nella carità, così nella vittoria sull'egoismo e nel dono senza riserve adempiremo la tua legge e condurremo a te i nostri fratelli. Fa che siamo lieti di vivere umili e poveri in terra per raggiungere un giorno la gloria del cielo, dove tu stesso darai la corona della vita ai tuoi servi fedeli. Per Cristo nostro Signore.
E ora, fratelli e sorelle, a Dio Padre, che ha compiuto grandi cose nella Beata Vergine Maria e opera sempre nella Chiesa i prodigi del suo amore, rivolgiamo la nostra preghiera. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, perché in armonia con il cantico della Vergine Madre, annunzia a tutti i popoli le grandi opere del Dio misericordioso, che rovescia i potenti dai troni ed esalta gli umili. Preghiamo. Per tutte le genti, perché mediante l'azione dello Spirito Santo si raccolgano nell'unico popolo di Dio, sotto la regalità di Cristo risorto, preghiamo. Per la concordia delle nazioni, perché la potenza supplice di Maria, Madre e Regina, apra tempi nuovi, in cui, cessati gli odi e le guerre, tutto il mondo goda di una vera e stabile pace, preghiamo. Per quelli che soffrono nella malattia, nella miseria e nella solitudine, per i prigionieri e i perseguitati, perché la Vergine Maria, Regina di Misericordia, sollevi i cuori alla speranza e li consoli con il suo materno amore, preghiamo. Per noi qui riuniti, perché riconoscendo la singolare grandezza di Maria e crescendo nell'amore per lei, ne imitiamo l'umiltà e lo spirito di servizio, preghiamo. O Dio, che in Cristo tuo Figlio, Re dell'universo, hai aperto le fonti della salvezza, per intercessione di Maria, Madre e Regina, concedi a tutti gli uomini di attingere alla pienezza della tua grazia, per Cristo nostro Signore. Grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che, morendo, ha distrutto la morte e, risorgendo, ha ridato a noi la vita.
Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea e la schiera degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh, sì.